Ciao! Allora, oggi vi mostro i top del mese di dicembre 2016 e quindi ne approfitto anche per farvi tantissimi auguri ed iniziamo subito col video. Il primo top è questa tisana della Yoji Tea che si chiama Calma Interiore. Sapete che io ho una passione per le tisane, ma questa davvero la adoro. Allora, è un infuso di erbe con fiori di tiglio, fiori di camomilla e rosa canina. Allora, intanto si sente bene la camomilla, e infatti è presente in uno dei, se trovo, eccola qua, è al primo posto. Però è impreziosita con liquirizia, foglie di scorza d'arancia, cannella, zenzero, chiodi di garofano e pepe nero che la rendono intanto gustosissima e perfetta per la sera perché scalda, è davvero in inverno, è wow. Poi è ottima come camomilla, ma per chi non ama come me il classico gusto della camomilla. Quindi questa è speziata e quindi davvero la trovo super valida e continuerò a comprarne perché è inutile. Io le adoro e in inverno le tisane per me sono un must, di giorno, di sera ed con il freddo, wow! E questa ve la straconsiglio. Secondo top è questa crema della Roche-Posay, è L'Ipicar Baume AP+. Facciamo prima, è questo. Allora, promette di essere una crema anti-irritazione, cosa dice? Relipidante, italiano, non c'è? Balsamo relipidante, antiprurito. Allora, dice di essere per pelli secche ed effettivamente io la trovo adatta soprattutto a chi ha la pelle secca. Ha una texture che è molto dura e quindi va estesa bene sulla pelle, va lavorata a modo, va massaggiata bene a lungo e assorbe lentamente, quindi devi proprio lavorarla bene a lungo. Ho notato però che basta poco prodotto. Perché ne prendi appena appena, te lo stendi, lo massaggi ancora, così sì, assorbe bene e intanto fai anche un bel massaggio. Con questo campioncino da 7 ml, ad esempio, ho fatto tutta la parte superiore del busto, quindi davvero ne basta poco. È davvero idratante, questo sì, perché soprattutto ho visto sui gomiti e sui talloni, ho notato che subito dopo erano molto più morbidi. Questo quindi effettivamente la trovo adatta per la pelle sensibile e per la pelle secca. Il profumo non mi piace tanto, è un po' forte, però non è persistente, quindi una volta che si assorbe non c'è più, quindi va bene. Quindi gli diamo il 6 pieno. Mi sono segnata il prezzo. E 400 ml di prodotto vengono 28,90 € e questo è il prezzo della mia farmacia. L'ho visto esposto, quindi me lo sono segnata per voi. E quindi la promozione, soprattutto in inverno per chi ha la pelle secca, gliela diamo. Ultimo prodotto top per questo mese è questa crema mani del Givenchy, è clementine e spezie, è una limited edition natalizia e trovo che sia davvero super natalizia. Ha una profumazione che è bella persistente sulle mani e poi fa Natale, cioè proprio fa Natale subito. La texture è molto leggera e quindi si assorbe velocissima, velocissimamente. Quindi è perfetta anche da applicare più volte durante il giorno. Cos'altro dire? Ho detto che si assorbe subito, sì, è perfetta. Non è molto idratante, quindi alla sera io preferisco usare un prodotto più ricco, che magari si assorbe più lentamente, mentre questa di giorno anche 2 o 3 volte è perfetta. E poi, essendo natalizia, è perfetta anche come regalo. Quindi, questa che ha davvero un ottimo profumo, la consiglio. Allora, questi erano tutti i top del mese di dicembre. Come avete visto, ne ho fatti solo 3 e non 5 perché ho pensato che così il video era più veloce e si vedeva meglio. Quindi, provo se ne riesco a
fare 3 al mese è meglio, però se ne ho tanti, allora a questo punto li aggiungo perché sennò diventano vecchi e non riesco a farvi un video aggiornato. Intanto, come sempre, buone feste ancora e fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io, come sempre, spero vi sia stato utile e se ti è piaciuto il video, mettimi un like e iscriviti al canale così non perdi le prossime recensioni beauty o veloci. E alla prossima, ciao!